Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Oggi mamma, è già il paranormale. Oddio santissimo, si è spenta la luce. Ma che è successo? Ragazzi, se vi state chiedendo cosa sta succedendo, perché siamo al buio, perché ci troviamo in un posto strano . E soprattutto perché là dietro ci sono delle persone, è perché oggi faremo per la prima volta sul canale un'esplorazione, raga. E con chi non potevamo farla se non con i capi. Esatto, di dei capi, quindi facciamo un grande applauso nei commenti per nei commenti. Gianmarco Zagato e il Pit. Eccoli qua, è caso eccoli qua. Trovarvi qua, ragazzi. Ci troviamo davanti al manicomio di Mombello e usciranno sul canale di Zagato, adesso è uscito il proseguo di questo video e poi su quello del Pit, quindi non perdetevi i video perché sono tutti collegati. Oggi entreremo qui dentro e scopriremo, non lo so, che misteri si celano dentro questo posto. A noi ci hanno già raccontato un po', storie di bambini. Vi dico solo che adesso ci troviamo storie dove di madri, giocavano i bambini, tipo storie di ragazze con gli occhi azzurri che fanno i TikTok. Dai, che... Così. Io comunque posso dire una cosa, certo. Secondo me il video più horror del 2023 in realtà è stato messo sul loro canale. Qual è? Perché io a vedere quel parto mi sono cagato addosso. Tu non hai visto il parto? Cioè, il parto raga, è horror. Il parto è vero horror, cioè quelle espressioni sono horror. Abbiamo traumatizzato un po' di persone. Un applauso a Sara. Mi sento un po' in imbarazzo. Un applauso. Sei pazzesca. Tranquilla, sei tutti tra un po' ti cagherai addosso invece. Ecco, adesso vedrò. Se partorisci altro, sì, esatto. Sei più marompero. Torniamo a noi, ragazzi. Adesso entreremo dentro. Ovviamente il Pit ci farà da guida e Gianmarco da bodyguard. Oh, ma per me è un onore. Noi dobbiamo tornare a casa, abbiamo due bambini. Amo, digli un po' quanto io desideravo fare questo video con loro. Sì, lei è super fan. Io per niente. E lei è super. Dai, lui che schifo. No, però io voglio sapere tutto quanto. Guarda che anche la mia prima volta nel... Che cos'era? Non vabbè, cominciamo bene. Prima la luce. Noi iniziamo a fare benissimo, raga. Vai. Per favore. Cos'era? Non siamo ancora. Hai un enfisema polmonare? Io non capisco questa lingua. È arrivato, io la quinta elementare. Madonna, l'ho messa male. Sei arrivato sì, da dopo. Lì là. Sì. Allora, voglio sapere tutto quanto del manicomio di Mombello. Loro ci sono già stati. Praticamente hanno la residence qua. Sì, ok. Ci vendono i biglietti. Chiavi. E. Non iniziamo a girarci in continuazione. Non siamo ancora entrati. Allora entriamo tutti insieme, ragazzi. Mettetevi là comodi con mamma e papà, eccetera, eccetera. Ed entriamo dentro il manicomio. Se ve lo guardate di sera, è ancora più figo. Non fatelo a casa. Ciao. Che paura. Io già ho paura. Qua mi raccomando, poi vi potete spaventare, ma qua state ancora concentrati. Uno solo per entrare. Ma perché vai passare prima? Attenti alle grate. Esatto. Attenti alle grate, non facciamoci male. Anche la faccia qua. Occhio perché è pieno di ferro in faccia, ok? Okay. Calma. Facciamo attenzione che qua. Facci luce. Ok, siamo entrati. Madonna che ansia, raga. Siamo entrati. Entrate in questa porta meravigliosa. Il tuo castello, Gianmarco. Ma che incubo. Ah, che pazzesco. Wow. Eccola. La mia twin. Avete visto che roba? Allora, io se volete vi racconto due o tre cose. Sì? Di questo corridoio qua. Ok. Allora, questo padiglione qua, noi l'abbiamo un po' abbastanza esplorato e usato come gioco per i bambini, per stimolare l'entità dei bambini. E proprio in questo corridoio qua, giocando a nascondino, più di una volta un'entità entrava in queste stanze qua. Questa. Ok. E si faceva palesemente sentire. Ok. Quindi io spero che sia qua qualcuno, qualche entità, qualche spirito qua con noi e abbia voglia di interagire. Bene. Ma cioè, nel senso, le entità non possono andare via da qua. Cioè, cioè loro possono uscire dal posto o sono vincolate a rimanere qua dentro? Dipende che tipo di entità sono. Ok. Okay. Se si chiamano le cosiddette residuali, sono qua. Sempre. Ok. Perché ripetono sempre la stessa cosa all'infinito. Oh mamma. Perché è come se fosse solo una sorta di energia intrappolata e ferma. Mentre se sono entità consenzienti, possono fare quello che vogliono, anche venire a casa con voi stasera. Ma non è quasi mai successo. Mamma. Cosa? Però. No, no raga. Io ho visto la sua faccia. No, dice, raga. Non è quasi mai successo. Cioè, L'hai detto, eh? L'hai detto. Te lo garantisco. C'è mo? No, niente, l'aereo. L'aereo. È un aereo, lo so.
Allora, io raga vi dico già che accendo questo strumento perché per me è la mia sicurezza. Che okay. strumento è? Lo narri al nostro pubblico che è magari ignaro sì, di, esatto. di tutto ciò. Sì, esatto, adesso te lo dico subito. Questo strumento si chiama M1. Okay. M1 perché l'abbiamo chiamato noi così, okay. lo abbiamo fatto noi, ma parte da uno strumento che esiste già, che è un rilevatore di variazioni di campi elettromagnetici, okay. sembra una parola che non si capisce niente, ma in realtà semplicemente ti fa capire quando c'è una variazione nel campo elettromagnetico attorno okay. a noi, okay. come se tu avvicinassi questo a un forno a microonde, okay. se tu lo avvicini fa rumore, impazzisce, okay. no, non fa suoni, quindi vari, si illumina. Se si illumina okay. significa che c'è qualcosa. Bravissimo, e più va okay. su la luce, più va verso il rosso e più quella variazione è forte, ok, perché si pensa che gli spiriti possano interagire con i campi elettromagnetici. Sì, che sta roba, esatto. però, Cavolo, vero? Infatti quando si illumina mi cago addosso, già parte male. Madre, sì, noi siamo uguali su questo, ci vogliamo entrare e poi magari... un po' impaurita. Un po'. Però adesso sai, cioè, guarda, ancora... ho fatto quattro passi. Sì, non forza. Voglio guardare dietro, voglio guardare solo davanti. Brinda. Andiamo, andiamo. Infatti volevo proprio... esatto. C'è attività, sì. Vi te l'ho detto, sono bambini. Ma spesso sono bambini. Parlami, chi erano gli ospiti qua di solito? Allora, non abbiamo la certezza perché è stato più di una volta cambiato. Vicino. Sappiamo con quasi certezza che questo era un padiglione dedicato alle malattie psichiatriche infantili. Ok, va bene. Sì. Di là un padiglione femminile. Ah, solo donne, solo femmine. Sì, sì. Se per questo ve lo smarco già, il padiglione dove c'erano i soggetti più pericolosi, più estremi, mm-hmm. non esiste più. Ah, è stato smantellato. E il parco lì davanti. E se andiamo al parco? C'è anche attività. C'è? Anche ok. Procediamo. Signori, stare in mezzo. Grazie, mi lasci per ultimo. Elementi particolari che ho fatto dentro. No, come tutti i manicomi che dicono che non venivano svolte. Si sta illuminando. Esatto. Oh, più andiamo avanti. Ok. Più andiamo avanti. Andiamo avanti. Infatti vi stavo per dire, noi è stato laggiù che abbiamo riscontrato più attività. C'è qualche entità che voi avete incontrato più volte, raga, qua? Una che vi ricordate, per esempio? Dall'altro padiglione, una donna pelata che cerca il suo pettine. Ok. Come si sapeva che è pelata? Come l'ha detto? Rosso. Visto? Sì, qua. Ce l'ha detto. Oddio, oh, mamma, me lo ricordo. E ho avuto un ricordo proprio. Era qua. Era proprio qua. Mamma mia, sei forte. Ci sei ragazzi. Ancora? È fortissima. L'attività. Ok. Qua, sì, non chiede dritto. Appoggiato da qualche parte. Sì. Ah, guarda. Va. Si comunica con noi. Questo per farti capire che a volte uno può pensare hai qualcosa in tasca. Sì. Certo. Hai qualcosa che... No, è lì. È lì. È lì. Ok. Bimbo. Okay. È qua. Perché non provi ad avvicinarti un po' di più a noi? Perché provo ad avvicinarti più a noi? Perché magari... Dobbiamo parlarci, ama. Prova a farti sentire, prova a comunicare con noi. Non è detto che è una cosa negativa. Oddio mio santo, amore, ma è la luce... No, niente. La vedi l'ombra? Guarda come si muove. Ti spengo anche un po' di luce. Che c'è, no? Chi era? Raga, l'avete sentito? Ve lo giuro, raga, ve lo giuro. No, non mi prendo, cos'era? Adesso, tim. Ok, magari qua vicino. L'hai sentito però tu? Bimbo? Vuoi venire a fare un rumore in questo corridoio? Ti piacciono quelle luci là dietro? Che magari un bambino è attratto dai colori. Mi confermi? Confermissimo. Ok. Vuoi far smettere di illuminare quell'oggetto là dietro, per favore? E venire qua davanti a noi un secondo, poi te lo lascio. Fallo smettere. Allontanati da là, per favore. Esatto. Posso dirti una roba? Tu quando hai chiesto di fare un rumore, di farsi sentire, okay. è partito l'allarme. Poi quando l'hai chiesto ora di smesso. Farsi, si è smesso. Ora si è smesso. Non l'avevo notato. Non è andato l'allarme. Però non l'ha... Sì, ma penso sia una mano. Mente quella volta che siamo andati nel cimitero. Sì, di Tarola. E abbiamo chiesto un segnale di vita. È partito un allarme, raga. Sono arrivati i carabinieri, è stato a cagarsi addosso. Sì. Sì? Sì. Perché se penso che vogliono manifestarsi utilizzando l'energia elettrica, utilizzano quella che trovano, no? Lì ha smesso. Ha smesso? No. Ha smesso. Po- beh, sembra adesso che sì, si è... Ha smesso. Allora è qui tra noi. Allora sei qui ora. Sì, sei qua? No, raga, non mi lasciate solo. Non sei da solo, amore. Però sai, magari... Oddio, ma c'è un disegno. Sì, qua è pieno di disegni e scritte che sono venuti a fare le persone. Andiamo a vedere. Questi erano dei bagni. Vieni, amore. Amore, vieni. No, amore, ti prego. Guarda, questi erano dei bagni.
Comunque è molto forte. Io ho visto un flash della telecamera, l'hai visto anche tu? L'hai visto anche tu? Sì, l'ho visto anch'io. Sì, cos'era? Non l'ho visto. Io pensavo che era lui. Tu no? Questo così? Oh, no, ho fatto proprio un flash. Ah. Vediamo. Ma poi ah, guardate una vasca. È un po' inquietante. Questa sì. Qui, sì. Qui è un po' inquietante. Che c'è? C'è il mio nome sulla parete. Debbie, no, vabbè. E chi è Tommy? Chi è Tommy? Paolo, dopo te lo spiego. Oh, mamma. Oh, raga. Voi? Procediamo. Sì, sì, sì. Tutto bene di qua? Sì. Ok. Vediamo, ma... Qua. Oh, ce l'avevo in mano, hai visto? Sì, non brillava. Sì. Non capisco. Se sei qua fai un rumore. Sì. Che c'è? Oh. Oddio, sei tu. Sì, sono io. Ok. Ci sei? Oh, ma comunque, raga, comunque qua brilla tantissimo. Continua a essere così. Wow. Oh, sei no. Fuori? Ok, si fa sentire. Gian, no, era Gian è là. Dov'è? Ah, tu sei là. C'è stato rumore là, C'è stato rumore, c'è stato rumore. Guarda. Guarda che roba. Qua, bravo. Sei stato tu? Ragazzi, è andato laggiù. Oddio. Andato laggiù. No, no, guarda. Sei là? Là. Aspetta. Che c'è? Rosso. Ci sono rumori strani, raga. Si sgretola qualcosa. Non è che è caduto addosso, no? Comunque c'è stato un rumore fortissimo di là, Io pensavo fossi Gianni. Anch'io, però tu eri di là in bagno. Ero in bagno. Perché eri in bagno? Che? Hai sentito? No. I passi. Cos'era? Oh. L'hai visto? Cosa? No, raga, non lo so, no. C'è stato un brillio laggiù in fondo. L'hai visto? Porca vacca, l'hai visto? Sì. Ok. Oh, no, che cazzo? Hai visto? No, io vado via. È caduto. Ah, Vale, gli è caduto qualcosa qua, Sì. Davanti. Una goccia. Ma forse l'ha pure ripreso, Sì. Come ha fatto a cadere una goccia qua? Non so, infatti. Cioè, ti giuro, mi è caduta una goccia davanti. Continua a cadere comunque. Mi è caduta una goccia davanti. Ma c'è la goccia. Andiamo via, raga. Che cazzo dici, Paolo? Sto male, no? Così no, Perché è tutto sto casino? E che cazzo dici? Raga, è normale. No, amore, c'è ancora mille, te lo giuro, non sto scherzando. No, amore, non voglio più. Guarda come è rossa. Pazzesco. Guarda, è fisso. È qua, Ci ha dato tantissimi segnali qua intorno. È qua. Vabbè, è un bambino, vuole giocare. Vediamola così. Esatto. Un bambino vuole giocare. Non è una cosa brutta cattiva. No. Però noi ci stiamo cagando male ugualmente. Ed è normale. Non ti attacco. Perché? No, perché vuole giocare. Vuole solo manifestare la sua presenza. Sì. Che c'è? Ve lo giuro, adesso sono io. Stanno cadendo pezzi di muro. Raga, ve lo giuro, ma non è che ci cadono. Come stanno cadendo pezzi di muro? Adesso, bianco, piccolo così, bianco.
è proprio sta... E io tra l'altro adesso ho un deficit che non ho più l'orecchio destro. Tu devi stufare a me l'orecchio, proprio non ce l'ho più. Oddio, c'ho il cuore a mille, raga. Paolo, oh. È forte, è molto forte qui. Cosa facciamo? È più forte un'altra volta. Raga, dopo giochiamo, proviamo a fare una cosa, proviamo a giocare con lui. Okay. Sennò potrebbe essere fighissimo sfidarlo a giocare. Se si sta nascondendo, giochiamo anche noi a nascondere. Ok. Bello. Madonna. Oh, è lui. E giochiamo, e giochiamo col bambino. Ok. Proviamo a fare. Facciamo dopo. Va bene. Ok. Ci sto. Ok. Va bene. Sì? Ok. Beh, lo proviamo. Vediamo se riusciamo a registrare. Sì, ma io lo sentivo forte qua. Era perché è da queste parti? Sì, sì. Ok. Perché mi dà l'idea. Vieni a prendere il crocco. Cosa poi? C'è qualcosa di... Perché? È la prima che lo guardo. C'è un'aria bruttissima lì dentro. Ma è l'ascensore, è chiuso pure. Fidati, lì. Qua. C'è sesso. C'è l'ascensore. Qua c'è il trasporto. Secondo me si tira. No, ma non entrare. Era... Sai che il rumore era simile però? Sì. Cioè, però però era... veniva di là, questo. Però il rumore era così. Il rumore... No, no, raga. È uscito il cursore per questo non si sente. Che cazzo è? C'era? Porca miseria, raga, veramente. Oh, ma c'è qualcuno ha lasciato. Ma questo è? Un globo. Vero. Sì. Perché è venuto qua la domanda? Ma avete aperto dentro? Sì, è vuoto. Vuoto? Okay. Vuoto, ma. Ok. Ah, magari è su. E su? Perché c'è un copione di sopra. Non so se è sicuro qua. Cioè, se vuoi dare un'occhiata da Alla, però non so. Comunque qua non brilla. Qua non brilla, raga. Qua non brilla, e laggiù. Guarda, hai paura? No, è stato inquietante, oh, tutti quei rumori. Vero? Sì, è stato inquietante tutti quei rumori. L'ultimo mi ha spaventata. Esatto, a me l'ultimo, quello dove abbiamo urlato tantissimo, lì mi sono cagata sotto. Mi ha spaventata perché comunque non è che no, se uno lo fa tutte le volte queste cose, certo. Abituato. Ma infatti sai, uno dice, sai, lo fai sempre, invece no, raga. No, no, no. Cioè, anche perché poi accadono in momenti improvvisi, tu non lo sai quando esatto, succede. Brava. Ma sono quelle. Esatto. Spaventi per forza. Ah, dov'è che era il rumore effettivo che abbiamo sentito? E vuoi tornare lì? Andiamo là. È perfetto. Andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere. È proprio ottimo. Esatto. Vedi? È giusto. È proprio allora, quello che volevo fare. Se lui sta giocando da quelle parti, okay. Andiamo di là. E poi dopo proviamo a fare l'idea geniale di Gianmarco. Posso dirti? Fare nascondino. Il viaggio che lui sta facendo. Ah, secondo te lui sta giocando qua come se fosse un bambino che gioca nel corridoio? Sì, bravo, bravo. Okay. Infatti adesso mi allontano. Ma giusto per capire. Magari, magari è andato in una di queste stanze e ha fatto casino. Capito, bravo. Che stanze? Hai paura? Un po'. Vedi, devo abituare. Oh, ma sì, è in questo corridoio. Zitti. Oh, l'hai sentito? Sì, ti provo- l'hai sentito tu? L'hai sentito dove sei? Risposta. Hai sentito? Sì, sì. Hai sentito? Risposta, dentro, 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 la, dentro le porte qui, sì, forse. Sì. Non so se. Ma non fa più niente, guarda. Non fa vedi? Più niente. Allora, arriva, fa un rumore, cioè e scappa arriva. E fa un rumore. È come se corresse e fa dei rumori, come se stesse giocando. Io cioè, sembra un bambino che sta giocando. Che, corre. Che sta giocando. Corre in continuazione. Bravo. Come l'altra volta, corre in questo spazio. Allora, proviamo a parlare con lui, magari a noi ci... Come si chiamerà? Non lo sappiamo. No. Bambino, non sappiamo neanche se è un bambino o una bambina. Esatto. Io dico bambino perché a me è sembrato una volta di vederlo. Okay. Ed era un bambino. Partiamo, bambino. Allora, proviamo a pensare che sia un bambino. Ok, bambino o bambina? Bambino o bambina, noi siamo genitori. Esatto. Vuoi confidarti con noi? Anche se io ho paura. Parlare con noi? Se tu sì. Tu devi parlare dei tuoi genitori per confidarti. Infatti. Ma noi siamo genitori moderni. Eh? Beh, io mi confiderei con loro. Sì, devo dire la verità. Sì, devo essere sincera, d'accordo. Dai. Forse cioè, alla fine con siamo Sara, giovani. Con Sara, sì. Sì. Però. Sì, sì. Vediamo se. Se sì, illumina lo strumento per terra. Porca vacca, ragazzi. Hai detto hai illuminato subito. Subito. Ok, okay. Bene. Scusa, io mi avvicino. Brava. Prova a fargli una domanda. Ok. Ma lui può anche toccare, secondo voi? Non vi vedo. Toccare te? Sì. Sì, volendo. Se ne ha la forza, sì. Ah, no, no, non c'è, non glielo chiedo, volevo solo sapere. Allora. Illumina di rosso se sei un bambino.
Mamma mia. Mamma ragazzi. Mia Sara. Mamma mia vivido. No, vabbè, raga. No, vabbè. Dai, allora facciamo una cosa. Si chiama nascondino. Tu ti nascondi, noi contiamo e ti veniamo a cercare. Cosa dici? Che paura, Gian. Io lo chiamo molto buono. Ci andiamo a nascondere. Buono, a cercare. Andiamo a giocare a nascondino, amore. Bocca al lupo. Ci nascondiamo no, insieme, amore. Però. Si sa chi può. Okay. Mamma mia. Comunque, vi dovete sempre considerare che questo è un manicomio infantile. Certo. Quindi è facile che loro non sappiano la loro età, abbiano comunque esatto. Difficoltà anche. Non si ricordano mentali. Bene, magari gli certo, è rimasto solo l'impulso del bambino di giocare. No, no, ma anche difficoltà veramente che mentali. Anche di cure gli facessero. Ok, sì, sì, magari. Sì, è vero. Facendo magari l'unica cosa che non gli veniva permessa. Può essere. E magari ha paura di farlo. Brava. Esatto. Ecco perché poteva essere titubante. Esatto. Brava. Magari non posso, mi dicono di no, però esatto. Io lo vorrei fare. Esatto. E dai, facciamo. Giochiamo a nascondino. Dai, vai. Tutti sul canale di Gianmarco Zagato. Andiamo per a giocare. Secondo me.